sul canale, amici di Officina del Pilota, siamo a bordo di una GSXR 750 o 7,5 come vi piace dirlo, del 94 Special. Cazzo, quanto sei bella! Suono di casa, per me questo suono di casa. 4 cilindri, giapponese, cosa vogliamo? Come prima cosa ho pensato all'anima che dovesse avere questa moto, e lo stile italo-giapponese è quello che di più si avvicina a questo tipo di guida. Abbiamo cercato di trovare il meglio del Giappone e il meglio dell'Italia e unirlo insieme in una moto totalmente vintage con un cuore totalmente teen. La scelta di un GSX-R 7,5 del 94 non è stata casuale. Volevamo queste caratteristiche tecniche, una moto a carburatori 750 con già dei particolari piuttosto avanzati per l'epoca. Di conseguenza la forma del telaio era quello che volevamo. Bastava aggiungere un po' di vintage a una moto che già aveva tutte le carte in regola per essere vincente. Nicolò, mi hai detto che questa moto qui, quando l'avete trovata, era in condizioni disastrose. Però avevi già bene in mente lo scopo, dove volevi arrivare? La vedevi già? L'obiettivo finale ce l'avevamo in mente fin da subito. Ed era il seguente: tenere ovviamente tutta la parte ottima di questa base e stravolgere quello che non ci piaceva, come appunto le sovrastrutture, le carene. Siamo sempre stati affezionati al vintage, quindi volevamo sicuramente un aspetto vintage con carene dell'85. Questo obiettivo l'abbiamo raggiunto egregiamente. Abbiamo aggiunto sicuramente dei particolari tecnici più evoluti, come una pompa accostata da 19 radiale per avere una frenata più potente, una corona maggiorata con tutti gli organi nuovi, tubi in silicone per avere una guida più piacevole anche ai giorni d'oggi. Questa attività ovviamente è nata sicuramente dalla passione di voler costruire qualcosa che sul mercato non c'è, qualcosa di unico, qualcosa di particolare e qualcosa che mi appartenesse. Quindi mi dicevi Rosco, perché ha un legame comunque motoristico, mi viene in mente lo sceriffo. Lo sceriffo di Hazard effettivamente ha dato il nome a questo team. È un modo goliardico, insomma, per approcciarsi al mondo dei motori, dove inseguimenti e fughe erano questioni di tutti i giorni. A noi piace un sacco questo tipo di mondo così un po' folcloristico, possiamo dire. Nei nostri progetti ovviamente spaziamo tra le moto un po' più veloci e quelle un po' più classiche. Sicuramente riusciamo a creare qualcosa di eccezionale anche con altri tipi di moto. Tra cafe racer, special e flat track possiamo spaziare molto volentieri in questo mondo. Il nome di questa moto è Nigiri. Ovviamente si rifà al mondo del sushi, quindi come noi italiani riusciamo a prendere un prodotto giapponese e farlo nostro. Questo abbiamo riprodotto anche noi nel mondo motociclistico, quindi abbiamo preso questo fantastico prodotto giapponese, ci abbiamo messo del nostro con la nostra italianità e abbiamo cercato di renderlo appetibile per il mondo italiano. Le fondamentali caratteristiche tecniche di questa trasformazione sono sicuramente la seduta, che è stata leggermente avvicinata e abbassata, le forcelle indurite per una guida più reattiva, la frenata migliorata e appunto la corona ingrandita per avere più reattività, soprattutto nel paesaggio urbanistico italiano un po' più ravvicinato. Il motore, visto che aveva già una sua potenza eccezionale, l'abbiamo giustamente solo revisionato tenendo questa potenza perfetta. Uno scarico aperto per dare più divertimento, rumorosità anche per le orecchie e per avere uno sprint migliore. Le carene sono un punto fondamentale di questa Special, visto che dovevano veramente ricreare un'immagine symbol degli anni 80. Di conseguenza, doppio faro davanti, un po' Endurance, che comunque richiama il primo modello di GSX-R. Infatti abbiamo le stesse carene modificate e adattate su questi radiatori, visto che sono più grandi. Il codino, anche quello, è sempre di una prima versione del GSX-R dell'85 da pista, modificato, accorciato,
per appunto calzare perfettamente sul telaio nuovo di questa moto e per raggiungere le quote che volevamo, quindi una moto un po' più corta e un po' più leggera a livello di carrozzerie. Dopodiché sono state fatte, come siamo abituati a fare, tutte le colorazioni a mano, quindi tutte le scritte, tutti i filetti sono stati tirati a mano per creare appunto un'unicità completa anche delle carene di questa moto. Abbiamo anche ottenuto un biposto, grazie appunto al telaio che abbiamo costruito, con delle frecce omologate minuscole, in modo tale da creare uno stile più racing possibile, mantenendo comunque la legalità per la strada. Il serbatoio è l'unica parte, possiamo dire, originale che abbiamo mantenuto di questa moto, perché come linee era già ottimo di suo, quindi tutto il resto girava intorno al serbatoio e al telaio che sta sotto al serbatoio, quindi ci siamo divertiti insomma a seguire le linee anche di questo elemento. Dopo queste modifiche sicuramente abbiamo tolto del peso alla moto, di conseguenza abbiamo una moto più leggera, più dinamica e anche più piacevole da portare. Se tutto questo vi è incuriosito, potete seguire altre trasformazioni, altre modifiche sulla nostra pagina Instagram Rosco Motorcycle. Buon pranzo! Sì. Buon pranzo! Parliamo subito delle cose importanti. È una tavoletta. Rosco Motorcycle, Niccolò e i suoi ragazzi l'hanno indurita al punto giusto. L'hanno pensata come se fosse una vera macchina da tornanti o comunque macchina da vista. Senti come scoppietta, mi piace quando scoppietta. Sono impazzito, ho detto questa moto è troppo bella, pazzo, troppo bella. Mi piace moltissimo il concetto che hanno voluto esprimere. Molto pastosa, tanta coppia, ora siamo in terza e spinge. Bene, bene, frena molto bene, frena molto bene. I dischi sono originali, Vince idem Toxico, o Tokiko, come direbbe in giapponese. Ma la pompa è un accostato radiale 19. Ci sono degli ottimi tubi in treccia, quindi ottima frenata, molto modulabile. Wow, mamma mia come si scompone quando apri, bella, mi piace. Funziona l'autovelox? Funziona? Se funziona è il problema. La Suzuki presentò sul mercato la GSXR 750 a metà degli anni 80, credo proprio nell'85. Una gran moto, fondamentalmente la prima superbike stradale, la prima moto ready to race, una moto da pista a tutti gli effetti. Questa esteticamente si rifà assolutamente a quella, e non c'è niente da dire, è una delle più belle, forse per i miei gusti attuali il GSXR più bello di sempre, con questo doppio faro davanti, queste carene squadrate e tagliate con l'accetta, bellissima. Ai bassi giri c'è un off ai bassi giri, però con il minimo alto come prima nella rotonda. Oh, stacchiamo, togliamo due marce, furgoncino, molto sincera, molto diretta, dura al punto giusto ma bella e sincera. Due curve, facciamocele. Ok, sentiamola in questa curva. Ok, c'è, bella, rigida, bella, stabile, mi piace. Mi piace l'impostazione di guida con ribassata la seduta, c'è, mi piace anche il codino che ti trattiene, sei seduto al punto giusto, nel posto giusto, mi piace.
troppo a sinistra, però c'è il giusto suono, soltanto lo scarico finale GPR, i connettori sono originali e il motore idem. Suona nella maniera giusta, è educata. Educata ma con carattere, mi piace. Mamma mia come attacca, si sente che è alleggerita, non è una moto che probabilmente, o comunque è una moto giapponese, di quegli anni lì, l'agilità non è tutto, forse non è il suo forte, magari se uno la confronta con una moto italiana, però è molto stabile, molto stabile. Mi piace che Nicolò l'abbia abbassata, ravvicinata al serbatoio, ma con questo culone quadrato che ti sostiene, sei seduto nel posto giusto. Cosa ci potrebbe essere di più bello? Puoi andare a passeggio con la moto che hai solo tu, che ha la giusta coppia per spingerti fuori dalle curve, che è analogica a carburatori, suona bene ed è fighissima esteticamente. La Suzuki, nei primi anni 80, nonostante fosse una casa tra virgolette di nicchia, ridotta rispetto ai colossi Honda e Yamaha, comunque sia, era una moto assolutamente di riferimento. Ricordiamo semplicemente i mondiali dei nostri Cucchinelli e Ricini, e negli 85 decise di sfornare la prima moto Ready to Race, IGS XR 750, una moto che vendette alla stragrande e che soprattutto in America nella AMA Superbike stravinse tutto. Infatti in America, se ci fate caso, anche nei film di quegli anni lì è pieno di Suzuki GSXR. Quella che sto guidando è una 94 per essere più precisi, ed è perfetta secondo me per fare quello che Niccolò e i ragazzi di Roscoe Motorcycle hanno deciso di fare, cioè prenderla e trasformarla in una special, farci un resto mod che replicasse la GSXR di nascita, quindi quella dell'85, su una meccanica assolutamente più moderna, affidabile, divertente, con altre prestazioni ma ancora carburatori. Secondo me hanno fatto la scelta giusta, anche perché sono moto che spesso si trovano in stato d'abbandono quasi, quindi distrutte, irrecuperabili da un punto di vista collezionistico. Questa non è neanche troppo chilometrata, ma quindi sono perfette per questi progetti. E tra l'altro è la domanda che vi faccio: lo fareste? Prendereste una moto Young Timer per trasformarla in un resto mod, in una special, una moto unica che solo voi avete, il giusto punto di incontro, l'anello mancante fra le Young Timer, il passato, l'analogico e il moderno? Lo fareste? Secondo me è bellissima sta moto. Ragazzi, spero questo video sia piaciuto. Se sì, lasciaci un like, iscriviti al canale e se volete sapere di più sulle customizzazioni potete seguire il profilo Roscoe Motorcycle su Instagram. Questo qui, proprio questo qui. Ciao, alla prossima!